È un giorno importante per l'Abruzzo perché riapre l'abbazia di San Clemente a Casauria, nel comune di Castiglione. Voglio ringraziare il sindaco di Castiglione, Biagio Petrilli, e la sua amministrazione per essersi fatti parte attiva e diligente nella sottoscrizione della convenzione con la direzione museale. E ringrazio la direzione museale per essere stata flessibile e aver sottoscritto non solo con il comune di Castiglione, ma anche con Popoli per la Taverna Ducale, con Capestrano per quanto riguarda San Pietro ad Oratorium e forse anche con altri comuni nel prosieguo. Questo consentirà, grazie alla forza del comune, di rendere possibile la visita di questi scrigni di bellezza. San Clemente rappresenta una delle più belle realtà non solo dell'Abruzzo ma di tutto il centro-sud Italia, e siamo venuti incontro con un impegno del Partito Democratico per la sottoscrizione di 30.000 euro nei confronti del comune di Castiglione a Casauria. 30.000 euro poi votati all'unanimità da tutto il Consiglio regionale, dopo che lo stesso Partito Democratico l'anno scorso aveva proposto una risoluzione, anche quella votata all'unanimità, per la riapertura di San Clemente. Ora naturalmente dovremo stare tutti quanti vicini al comune di Castiglione per fare in modo che dopo la scadenza fissata il 31 dicembre del 2021 altri vengano in soccorso del comune, oppure si avvii con solerzia la ricerca del personale che comunque il Ministero ci sta cercando, agenti di custodia e di accoglienza per i musei, circa 12 per la Regione Abruzzo, 6 per la provincia di Pescara. Purtroppo un concorso è rimasto fermo prima per la lentezza della Regione Abruzzo nell'individuazione delle persone da mandare a concorso e poi per il Covid, e quindi nell'impossibilità che questo concorso potesse svolgersi. Oggi però è un giorno importante, noi siamo veramente felici per il nostro Abruzzo e anche per l'affluenza che già da questa mattina vediamo.